Volunteers go back, way back, to the time when people used to get on down and boogie to the beat. So everybody, get funky! Selection by Stefano Sonny DJ. Benvenuti ad un altro appuntamento Once Upon a Funk speciale Salsoul Record, offertovi in ascolto da alwayscd.com. In questo speciale potrete ascoltare i brani più significativi della Salsoul Records nelle versioni remix e re-edit elaborate da Full Intention, David Morales, Lenny Fontana, Dimitri from Paris, Master at Work, Jazz and Groove e il leggendario Tom Bolton. Il tutto mixato da Paul Simpson. Vi auguriamo buon ascolto con questo speciale Salsoul Records. In the mix by Paul Simpson. Ascoltando Once Upon a Funk, mixati da Paul Simpson, i brani più significativi della Salsoul Records. Right, honey. Hey, no.
Da Always CD state ascoltando lo speciale Salsoul Records mixato da Paul Simpson. Baby, it's the inside that counts. It's what's up, brother, count.
RequestCD.com stai ascoltando What's on Funk, speciale Salsa on Records. Soul Record fu fondata nel 1974 dai tre fratelli Joe, Ken e Stanley Kyrie e aveva la sua sede al 240 della Madison Avenue di New York. This ain't no game. It's a love thing. Said it ain't no game. Oh, it's a love thing. Once upon a funk. It's a love thing.
State ascoltando Once Upon a Funk, mixati da Paul Simpson, i brani più significativi della Salsoul Records. La Salsoul Record distribuiva anche per alcune sottoetichette ed erano la Goldmine Record diretta da Norman Harris, la Dream Records e la Tom and Jerry Records.
la Salsoul Record fu una delle prime etichette discografiche ad utilizzare DJ e produttori per realizzare le versioni extended remix e rendere i brani più adatti al dance floor. What's up, speciale Salsoul Record. Ascoltando Once Upon a Funk, mixati da Paul Simpson, i brani più significativi della Salsoul Records.
offerto da allwayscd.com, stai ascoltando Once Upon a Funk speciale South Soul Records. La Salsoul Record ebbe anche la fortuna di iniziare le produzioni musicali avvalendosi da subito del sistema di registrazione a 24 piste, che per quei tempi era un sistema avanzatissimo. Basti pensare che solo pochi mesi prima gruppi come i Beatles e i Rolling Stones incidevano a 8 o a 16 piste.
Disco Funk. Once upon a funk. Ascoltando Once Upon a Funk, mixati da Paul Simpson, i brani più significativi della Soulsoul Records. Direttamente dal DJ set di Stefano Sanni stai ascoltando What's a Part of Funk? Miti e leggende della disco funky degli anni 70. Buon ascolto.
Ascoltato Once Upon a Funk speciale Soulsoul Records nelle versioni remix e re-edit mixate da Paul Simpson. I miti e le leggende della disco punk degli anni 70 e 80 selezionate da Stefano Sanni. Alla prossima. Hasta la prossima. Jusqu'à la prochaine fois. Until next time.
Once Upon a Funk vi è stato offerto da Holloway's CD. Visita holloway'scd.com. Troverai tutti i brani che hai ascoltato in questa selezione.